Che facciamo oggi? Oggi installiamo dischi sportivi reparto corse, pastiglie frenanti Tarox e tubi freno El Performance su una bellissima JDM. Quale in particolare? Si tratta di una Mazda MX-5 NB seconda serie, un 1.6 aspirato 110 cavalli, veramente performante, bellissima, aveva bisogno di essere rimessa un pochettino a posto. Cominciamo subito! Parlaci un po' di quest'auto. Allora, quest'auto è una Mazda del 2000, MX-5, un MK2 esattamente. Nasceva come un NB, però gli abbiamo cambiato il frontale swappandola alla versione fresh, chiamiamola così, della NBFL, quindi paraurti, fari e sì, per dargli un look leggermente più aggressivo. Per quanto riguarda il restante della macchina, partiamo dal presupposto che è una macchina che ha un feeling da go-kart. Leggera, scattante, non è la macchina più potente del mondo, però regala soddisfazioni. Poi con le giuste modifiche ha davvero tanto. E che modifiche hai già fatto su quest'auto? Sono scarico diretto della Malian, direttamente dall'Inghilterra, un 60 pieno in acciaio, aspirazione diretta dell'HKS direttamente importata dal Giappone, recupero vapori olio della Devfab, e cos'altro? Vabbè, barra duomi, ciclistica comunque con assetto regolabile Tain Street, e certi Japan Racing, niente di particolare, qualcos'altro di estetica, come vi dicevo, frontale NBFL, splitter, fari e restante, niente di particolare. E come mai oggi siete a reparto corse? Allora, motivo molto importante, l'impianto frenante. La macchina era diventata spugnosa nella frenata, frenava male, frenata lunga, avevo bisogno di qualcosa di performante. Come dicevo, non è un'auto potentissima, ma avevo bisogno di frenare, soprattutto nei traversi, dato che comunque è un'auto trazione posteriore, ha bisogno di sfruttare al meglio il posteriore, comunque ho frenata nelle curve. Perfetto, sei nel posto giusto. Abbiamo scelto per te i tubi freno L, i dischi reparto corse e le pastiglie Tarox. Installiamole. Perfetto. Bene, quello che andremo a sostituire sono i dischi di serie, le pastiglie e i tubi. Quello che abbiamo scelto è tubi L Performance in treccia metallica, dischi reparto corse baffati e pastiglie Tarox 112 strada. Questo kit ci permetterà di rendere la frenata più reattiva e soprattutto resistente alle alte sollecitazioni e temperature. E invece questo che cos'è, Ale? Questa è una cosa fighissima, riguarda l'asse posteriore, sempre il sistema frenante, sì, e i tubi freno, ed è la L Performance. Ok, ma non è un mattoncino Lego? Questo qui ha a che fare con Ritorno al Futuro? È un separatore di flusso e serve per far arrivare dall'impianto frenante del liquido anteriore il liquido a entrambe le pinze. Ah, ho capito. Quello di serie è un po' più piccolo e noi lo andremo a sostituire con questo più figo e maggiore. È fatto anche di un materiale molto migliore. È molto importante in questi lavori pulire le parti di scorrimento, ad esempio queste, nelle quali scorre fisicamente la nuova pastiglia che andremo a posizionare. Ora, con l'aiuto di questo pernetto, siamo finalmente pronti a sfilare il disco. Ragazzi, non ci stancheremo mai di dirlo, quando si fanno lavori al mozzo dell'auto deve essere tutto perfetto, pulito e lindo. Guardate un po' com'era ridotto il mozzo, questo è quello posteriore, ma tutti quanti erano messi in queste condizioni, pieno di incrostazioni e ruggine. Quindi va pulito tutto quanto questo qui con spazzola metallica e poi con anche carta abrasiva. E mi raccomando, molti si dimenticano anche di fare una bella pulizia dell'interno del cerchio, che ha anch'esso un sacco di incrostazioni, normalmente dopo un impiego prolungato dell'auto. Quindi sia il mozzo che l'interno del cerchio devono essere puliti così. Guardate un po', bello pulito. Vai, 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 soffia, soffia più forte. Sono veloce a me. Visto come si allunga.
Ecco qua. È così. Guardate un po', pulitissimo. Mi raccomando, è una cosa molto molto importante per evitare vibrazioni e non perfetta aderenza delle parti meccaniche. La Mazda MX-5 NB ha due versioni, una 1.8 di cilindrata e una 1.6. La 1.8 ha un impianto che è maggiorato rispetto alla 1.6 della Big Brake. Infatti molti possessori della 1.6 decidono, quando devono modificare l'impianto frenante, di installare quello maggiorato della 1.8. In questo caso Francesco fa un utilizzo stradale sportivo della sua auto e soltanto saltuariamente va in pista, quindi non aveva necessità di maggiorare l'impianto frenante ma di migliorarlo. E quindi abbiamo optato per un impianto frenante che mantiene la misura dei dischi come quelli di serie, ma ovviamente più performanti, mantiene la pinza di serie ma modifica la pastiglia con una pastiglia stradale sportiva, quindi più morbida, che va abbinata al disco sportivo proprio per non rovinarlo. Abbiamo anche ovviamente sostituito i tubi. Quindi se anche voi avete la necessità di migliorare l'impianto frenante e non volete spendere cifre a volte veramente eccessive per dei kit maggiorati, anche perché sarebbe superfluo, potete optare, come ha fatto Francesco, per dei dischi sportivi della stessa misura di quelli di serie, abbinati a pastiglie e tubi. Stamattina sono arrivato davanti all'ingresso di reparto corse, ho visto il bel sederino della MX-5 di Francesco sul ponte e ho capito subito che sarebbe stata una bellissima giornata. Francesco, ma come mai hai scelto il colore giallo per i tubi? Ah, guarda, perché sono in procinto di fare le pinze dei freni gialle e per abbinarle comunque ai cover protettivi delle cinte della Sabalt, che comunque richiamano sul giallo, e comunque rosso e giallo sposa bene insieme. Quindi praticamente è inutile che io ora ti vado a regalare questi della Sparco rossi? Li posso utilizzare comunque, quello è sicuro, lo accetto sicuramente, grazie mille. Prego. Bene, in corso il settaggio del freno a mano, perché ovviamente su un'auto a trazione posteriore di questo tipo il freno a mano è una delle cose fondamentali, non è vero? Da tirare su il più possibile. Quindi settaggio del freno a mano in completamento, poi spurgo dell'impianto frenante, setup della pressione dei cilindri e poi possiamo andare a provarla, vero Ale? Non vedo l'ora. Bellissima! E anche oggi ho fatto un ottimo lavoro. E adesso attacchiamo lo sticker, ma non prima di aver dato una bella pulita con lui, il Glass Cleaner. Perché voglio provare questa auto e intanto ti regaliamo questo qui, visto che l'abbiamo iniziato a usare, visto che per installare il contenitore decanter dei vapori olio hai disinstallato il serbatoio dell'acqua dell'1.8 anteriore. Quindi avrà bisogno anche del glass cleaner, ma adesso basta le ciance, io non voglio altro che provare questa MX-5, quindi seguiteci per la prova su strada che ci porterà sotto il nostro fantastico stadio San Nicola! Sound che ha quest'auto, voglio sentirla cantare, tiriamola un po', senti come si apre.
Bella, bello, bello, anche il cambio davvero preciso. Io amo questa Mazda MX-5, nel senso preferisco questa serie, la seconda. La seconda serie per me è davvero, incarna la bellezza di questo modello. In più Francesco ha installato il bumper anteriore della NB-FL, che è il restyling di questa, che ricordo è del 2000. La seconda serie fu prodotta dal 99 al 2000, la prima serie precedente chiaramente, la seconda serie restyling è successiva al 2001. Questa auto è leggera, piccolina, scattante, precisa, puntuale, davvero un'auto piacevole da guidare. Ha un bellissimo sound grazie a questo scarico libero, ha 110 cavalli che puoi godere tutti, sebbene aspirata ha una buona coppia e soprattutto l'erogazione è fluida. Ovviamente a 4.000-4.500 giri ti godi questo rumore pieno che davvero ti fa dimenticare il fatto che tu stia consumando come un forsennato. L'assetto che ha scelto anche Ghiera è davvero, si vede che è un assetto ottimo, perché nonostante sia un Ghiera molto molto basso, è rigido e anche abbastanza confortevole su queste strade. Le nostre strade sapete benissimo che non sono perfette. L'auto entra perfettamente in curva, rimane salda, non si scompone, è davvero un'ottima auto. Francesco ha fatto un ottimo acquisto e soprattutto le modifiche che ha già eseguito sono perfette. Se la swapperà a turbo, insomma, la renderà ancora più scattante, più cattiva. Per quanto riguarda l'impianto frenante, ricordo a tutti che il rodaggio dell'impianto va fatto ad andature non troppo elevate. Le frenate devono essere costanti, lente, non troppo decise, soprattutto nei primi 2 centinaia di chilometri. Quindi per qualche giorno Francesco non potrà driftare troppo, non potrà esagerare e inchiodare. Le andature devono essere al massimo tra 80-60 km orari e le frenate devono essere graduali. Questo è un ottimo rodaggio per evitare che ci siano fischi, problemi particolari, vibrazioni e che le pastiglie si assestino correttamente sul disco. Ma adesso andiamo a chiudere questo video e fatemi fare quest'ultimo bel giretto con questa Miata, che ne vuole molto. Bene, allora, sei soddisfatto del lavoro? Decisamente soddisfatto, non l'ho ancora potuto testare al pieno, ma già si vede la differenza in frenata per quel poco che ho potuto testare. Per quel poco che ha potuto testare, vabbè, hai fatto dei giri qui, delle sgommatone, del senza drift differenziale. Senza differenziale, senza utilizzare il freno, quindi complimenti, voglio dire, la coppia dell'auto si è vista. Ragazzi, guardate dove vi ho portato, come al solito, sotto il nostro Stadio San Nicola di Bari, per fare la chiusura del video con Francesco, che adesso tornerà dalle parti di mattinata, insomma sul Gargano, che vi invitiamo a visitare. Quindi in definitiva siamo contentissimi del risultato, abbiamo fatto il test su strada, l'impianto frenante va bene, tutto è perfetto. Quindi ora non mi resta che ricordarvi di 1. iscrivervi al nostro canale e commentare questo video, fateci sapere che cosa vi è piaciuto, cosa invece è migliorare. 2. Andate su repartocorsestore.it per cercare tutti i pezzi specifici sportivi per la vostra auto. 3. Seguiteci sui social e soprattutto 4. Continuate a seguirci. Un saluto da Bruno, da Francesco, dai ragazzi di Reparto Corse, da Bari.